dopo tanti anni si cerca di dare ordine al trasporto pubblico rendendolo finalmente efficiente. L'idea è quella che non bisogna prendere il pullman come una sofferenza, ma come una normale azione, come un normale mezzo di trasporto, un'opportunità per poter anche risparmiare ed evitare di essere schiavi della macchina. È stato congegnato il trasporto su tre linee circolari che si intersecano tra di loro, in modo tale da poter avere una frequenza dei pullman abbastanza elevata, in modo tale che non bisogna aspettare ore il pullman. Questo credo che sia un lavoro che è importante per la città, per poter dare quella vivibilità che tutti quanti ci aspettiamo. E tra le altre cose, con questa nuova rimodulazione avremo che i pullman passeranno vicino al parcheggio arena, quindi fornendo indirettamente un servizio navetta, e non passeranno più lungo il corso all'interno delle mura federiciane, consentendo finalmente di trasformare la ZTL in isola pedonale, un'isola pedonale per avere un giardino al centro della città. Questa è una cosa molto importante, a cui oggettivamente può cambiare il modo di vivere il centro storico. Inoltre il corso, dato che il pullman seguirà il flusso normale delle autovetture, potrà essere, anzi, l'idea è quella di trasformarla in una pista ciclabile che possa partire dal Calvario fino al cimitero. Queste sono le idee, stanno partendo, abbiamo fatto già un giro di prova per vedere se realmente è possibile percorrere queste strade con pullman di 12 metri, che sono quelli più grandi, in modo tale da non incorrere in problemi all'avvio del servizio, che avverrà comunque non prima di 15-20 giorni, perché bisogna fare una serie di verifiche ulteriori verifiche con l'ASTE, e comunque la popolazione verrà avvisata in tempo in modo da non trovarsi impreparata. Ci sarà naturalmente l'avvio della prima linea e vedremo se in contemporanea possiamo fare partire anche le altre due, in modo tale da avere subito un servizio che copra tutta la città, compresa le zone periferiche.